Ciao a tutti poracci, benvenuti o bentornati sul mio canale. L'Indie World di Nintendo si è chiuso con il lancio di una nuova campagna di offerte sull'eShop dedicata al mondo delle piccole produzioni indipendenti. Sebbene il titolo in copertina reciti un altisonante fino al 65% di sconto, la verità è che le offerte sui titoli mostrati sono tutt'altro che vantaggiose e secondo me è necessario fare chiarezza su alcuni punti per evitare di sprecare i soldi. Un po' perché non è stata chiarissima la comunicazione sui vari giochi e un po' perché esistono altre piattaforme con prezzi ben più competitivi dell'eShop. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Iniziamo subito con uno dei titoli che più ha catturato la mia attenzione, Spiritfarer, che purtroppo però non è in sconto. Vi starete chiedendo perché ho deciso di aprire la lista con questo titolo allora? Beh, sappiate che è esemplificativo di quanto a volte sia poco conveniente l'offerta dell'eShop rispetto ad altre piattaforme. Se volete giocare Spiritfarer sulla console ibrida dovrete investire 25 euro, mentre su Xbox One il gioco è stato già incluso nell'offerta del Game Pass, quindi se avete un abbonamento attivo non dovrete sborsare neanche un euro, e direi che in questo caso non c'è proprio paragone. Gli sconti su Takeshi Hiroshi e A Short Hike sono al limite del ridicolo, andando a togliere meno di un euro dal prezzo finale. Vale la pena andare a spendere poco più di 6 euro per il primo e un euro in più per il secondo? Sì e no, poracci, perché i due titoli sono estremamente interessanti, ma rientrano in quelle categorie di giochi che si avvicinano più al concetto di esperienza ludica che a quello di videogame stesso. Sono due piacevoli viaggi interattivi in grado di regalare forti emozioni e di far riflettere il giocatore. Entrambi però mettono il gameplay in secondo piano in favore della narrativa e sono avventure circoscritte allo svolgimento della trama. Insomma, quello che sto cercando di dire è che se cercate giochi longevi ad alto fattore di rigiocabilità, potete anche guardare altrove. Per portare a termine Takeshi Hiroshi impiegherete circa un'ora e mezza, mentre A Short Hike, come suggerisce il titolo d'altronde, non andrà oltre le due ore. Valutate voi se è un investimento che vale la pena affrontare, ma tenete conto che se avete un dispositivo Apple potete fare la prova gratuita di Apple Arcade e giocare Takeshi e Hiroshi senza spendere un euro. Evergate, conosciuto anche come Lori Tarocco e Manifold Garden, sono invece in linea con i prezzi degli altri store online, quindi l'acquisto su Switch non è affatto da sottovalutare, sempre che i titoli vi interessino. Sul primo non posso esprimermi più di tanto, non avendo provato in prima persona e non essendoci ancora recensioni e pareri su internet, ma fossi in voi aspetterei un attimo per capire se effettivamente Evergate merita un investimento di 17 euro. Certo, se proprio non riuscite a trattenervi c'è comunque oro in offerta a 13 euro e nell'attesa direi che l'originale è un acquisto molto più sicuro, sebbene anche questo sia disponibile gratuitamente su Game Pass. Manifold Garden è invece un interessantissimo puzzle game basato sulla fisica e sulla gravità, con un art style tendente all'isergico e un level design uscito direttamente da una creazione di Escher. Se vi piacciono gli esperimenti alla Anti-Chamber, è un titolo che sicuramente potrà stuzzicare il vostro appetito, ma attenzione perché anche qui si tratta di un'esperienza relativamente breve. Potrete portare a termine Manifold Garden in circa 6 ore. Non sottovalutate assolutamente Hypnospace Outlaw, la simulazione di web browsing anni 90 in sconto a circa 12 euro. Anche qui il prezzo è esattamente in linea con i saldi di Steam, quindi il pre-order su Switch è un'opzione da tenere in considerazione. Il gioco è una sorta di avventura grafica completamente fuori di testa che ci vedrà interagire con un'interfaccia simile a quella che avremmo potuto trovare su un browser web anni 90. Per un boomer come me è un po' come un tuffo nel passato, ma capisco che più giovani difficilmente riusciranno a cogliere l'ironia e i riferimenti all'epoca del 56K. Fortunatamente c'è una demo utile a capire se Hypnospace Outlaw può andare incontro ai vostri gusti, fatemi sapere cosa ne pensate. Però ve lo dico, a fine mese anche questo titolo arriverà su Game Pass, quindi fatevi bene i vostri conti. E per finire, la vera scommessa dell'Indie World, Raji, An Ancient Epic. Il gioco sembra super interessante, peccato per il prezzo in un certo senso proibitivo,
Lo sconto poi non aiuta per niente. Dal prezzo pieno di 25 euro vengono tolti solo 2,50 euro, il che rende Raji fuori portata per molti. Purtroppo ancora non si trovano pareri e recensioni sul titolo, quindi si tratta di un salto nel vuoto a tutti gli effetti. C'è chi parla di un ottimo titolo con un buon sistema di combattimento e un immaginario ripreso dalla religione induista sicuramente affascinante, ma racchiuso in un'avventura che finisce troppo presto. Chi è il poraccio che se la sente di fare l'investimento? E chiudo con un piccolo consiglio. Se cercate qualcosa di meno impegnativo a livello economico, anche se non recentissimo, recuperatevi assolutamente l'Outline Miami Collection. A meno di 10 euro potrete giocare a due puzzle game ultra violenti e dall'estetica inconfondibile. È un acquisto che vi straconsiglio. Detto questo, ora voglio sapere se approfitterete degli sconti a tema indie o se invece farete i poracci fino in fondo. Vi aspetto nei commenti, mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, scontato, ciao!